Accordo di programma e presentazione del progetto questa mattina a Cagli per il nuovo presidio ospedaliero. La Regione Marche infatti ha investito 15 milioni di euro per la realizzazione del nuovo edificio al servizio della comunità cagliese e dei territori limitrofi. Ed ecco come sarà la nuova struttura ospedaliera, innovativa, all'avanguardia, sostenibile e sicura, e sorgerà nelle vicinanze della strada di collegamento SSP3, all'uscita di Cagli Est, in un'area pianeggiante, libera da vincoli in località San Lazzaro, e dove ad oggi è già presente anche un elisuperficie. L'opera dovrà essere conclusa nel 2026. In sanità la Regione Marche e la Giunta Acquaroli consolida il cambio di passo. No agli ospedali unici, sì a una sanità diffusa sul territorio. Questo investimento da 15 milioni di euro su Cagli, uno dei più grandi investimenti di tutta la regione, dimostra questa volontà. Questo territorio aveva già subito la cancellazione del diritto alla salute con la chiusura del proprio ospedale. Noi facciamo qualcosa di diverso, costruiamo una nuova struttura per riempirla di servizi progressivamente che possano rispondere alle esigenze di questa vasta comunità cittadina. 15 milioni di euro per la costruzione di un edificio all'avanguardia, un gioiello tecnologico che verrà posizionato su un grande fazzoletto di terreno con un ampio giardino di 11.900 metri quadrati per una superficie complessiva calpestabile di circa 4.000 metri quadrati su tre piani. L'edificio sarà dotato anche di isolatori sismici tra i più moderni. In territori collinari dove possono verificarsi, purtroppo nelle Marche sono già accaduti eventi sismici anche molto potenti, questa struttura sarà tra le più moderne, con degli isolatori che non solo permetteranno alla struttura di reggere l'onda sismica, ma permetteranno alla struttura di poter continuare ad operare durante l'evento sismico. Così deve essere in tutte le strutture H24 della sanità marchigiana. Presenti gli assessori regionali Filippo Saltamartini e Stefano Aguzzi, il presidente della provincia Giuseppe Paolini, la direttrice dell'AST di Pesaro e Urbino Nadia Storti e Alberto Alessandri, sindaco di Cagli. La presenza contemporanea dell'assessore alle infrastrutture e dell'assessore alla sanità, insomma, mette una firma importante sulla serietà, sulla valenza e anche su quanto effettivamente la regione punti nel dare a questi territori i giusti servizi. Quindi insomma anche il discorso delle infrastrutture, oltre che quelle ospedaliere, anche quelle viarie, si è toccato un po' tutti i vari i puzzle che appunto mettono tutte le varie tessere che mettono insieme questo puzzle. Per noi è molto importante perché insomma il progetto acquista grande serietà e ad oggi siamo veramente soddisfatti. Perché abbiamo parlato anche di tanti servizi, molti in più rispetto a quelli che ce n'erano prima nella nostra struttura, abbiamo parlato anche di un recupero della vecchia struttura, insomma ecco, un progetto serio non calato per far contento a qualcuno, ma per dare delle risposte concrete alle alte Marche.